il lavoro che vediamo lo suddividiamo in una parte dove definiamo il contesto, le motivazioni, gli obiettivi, poi le indagini sperimentali pregresse e l'indagine sperimentale, lo studio computazionale che è stato fatto sul caso studio e poi le conclusioni. Allora, il caso studio, si parla della passerella di Via Goito a Padova. È una passerella che è stata realizzata nell'immediato dopoguerra. Questa passerella è balzata agli onori della cronaca negli ultimi anni perché è stata emessa una delibera della giunta comunale che prevede la sua sostituzione, visto diciamo, il suo stato, definiamolo, di vetustà. E l'obiettivo del lavoro è stato quello di fornire un quadro obiettivo sull'attuale stato di salute della passerella. Recentemente è stata fatta anche una mostra, Funi di passaggio, a Padova, organizzata dall'Associazione Archivio Romaro, con l'intento di sensibilizzare la cittadinanza rispetto alla tematica delle passerelle sospese degli anni 50 a Padova. E, segnalo appunto l'architetto Chiara Romaro, presidente dell'Associazione Archivio Romaro, il cui papà Giorgio Romaro è stato anche docente di tecnica delle costruzioni all'Università di Padova. È insigne ingegnere nel campo delle strutture di acciaio, diciamo del Novecento. Ecco, la famiglia Romaro occupa nel settore delle strutture metalliche, diciamo, quasi un secolo di storia delle costruzioni metalliche. L'interesse in questione riguarda la passerella di Via Goito, ma in realtà fa parte di un trittico definito così, vale a dire sono tre passerelle, sempre diciamo con riferimento a Padova: la passerella di Via Goito, la passerella Benetti a Cadoneghe, che è quella gialla che vedete sulla destra, e la passerella Roncagliette, che è quella in alto, che è stata già dismessa diversi decenni fa. E la passerella di Via Goito, scusate, il trittico è perché comunque sono tutte e tre opere realizzate nell'immediato dopoguerra e appartengono alla stessa tipologia strutturale e si succedono più o meno nello stesso periodo storico, nello stesso arco temporale. La passerella di Via Goito, nella fattispecie, si colloca nella zona sud-ovest di Padova, a ridosso delle cinta murarie cinquecentesche, diciamo per la maggior parte sono mura rinascimentali. Nella foto di destra vediamo una mappa geomatica che fa vedere, vedete quel cerchietto, quel pallino verde in basso a sinistra, la posizione strategica significativa della passerella di Via Goito, che si inserisce nell'ambito di un insieme di piste ciclabili, corsi d'acqua e lungargini che fanno della passerella, anche per la sua collocazione, un unicum per la città di Padova. Segnalo che tutte queste tre passerelle, e in particolare la passerella Via Goito, sono nate nell'immediato dopoguerra per rispondere a un'esigenza di un piano di sviluppo urbanistico che richiedeva a quartieri di essere collegati e soprattutto per la passerella Via Goito collegare dei quartieri periferici con il quartiere centrale della città. E qui vediamo le caratteristiche della passerella, si possono sintetizzare: la passerella di Via Goito ha una luce complessiva, una lunghezza complessiva di una cinquantina di metri, la campata centrale ha una lunghezza di 27 metri, e è sostenuta da 18 pendini, i quali a loro volta sono sostenuti da due funi portanti, che a loro volta scaricano sulle stilate, e a loro volta anche arrivano all'estremità degli appoggi alle spalle che sono diciamo sugli argini a destra e a sinistra del fiume Bacchiglione. E, lo schema statico, quindi diciamo una frase che diceva il Enzo Romaro era che le funi sono come i popoli, cioè a loro bisogna dare la libertà. Perché dico questo? Perché se non gliela dai, in qualche modo le funi si ribellano. Dico questo perché lo schema diciamo di queste passerelle riflette nella sua semplicità
diciamo una struttura isostatica dove si dà la libertà mediante dei giunti a cerniera, quindi è uno schema dove appunto c'è la parabola che è costituita dalle funi portanti e tutto lo schema statico nella sua semplicità riflette le leggi della scienza delle costruzioni. E l'indagine sperimentale pregressa, l'azienda MATLAB, che si occupa di prove sperimentali, ha eseguito sulla predetta passerella a febbraio del 2021 una serie di analisi di carattere statico e dinamico. Le sintetizziamo in prove di carico statico, dove con un carico di circa 300 decanewton a metro quadro ha esibito un comportamento in mezzeria di 4 cm circa. E durante la stessa prova di carico sono stati montati degli string gauge alla base dei pendini e all'estremità delle funi e le tensioni monitorate erano dell'ordine di qualche decina di megapascal. È stata fatta un'analisi OMA e mediante anche tromini si è rilevata come aspetto critico della passerella la frequenza sul piano orizzontale che è stato riscontrato sia da analisi OMA che dall'applicazione dei tromini e di accelerometri, una frequenza critica nel piano orizzontale di 1,5 Hz. E lo studio che ho, diciamo, di cui mi sono interessato è in collaborazione con la MATLAB, valutare l'efficacia di una proposta di miglioria strutturale. Cioè sono stati messi dei morali, in maniera molto semplificata, tra l'impalcato e la stilata, per bloccare lo spostamento orizzontale. A seguito di questa diciamo aggiunta o integrazione o miglioria strutturale si è avuto un riscontro positivo perché la frequenza che dicevamo critica di 1,5 si è innalzata, come vedete nel grafico in alto a destra, da 1,5 a 2 Hz. Allo stesso tempo sono stati fatti dei controlli spessimetrici di durezza in alcuni punti significativi per valutare lo stato attuale della passerella dopo quasi 70 anni, diciamo, di onorato servizio. E vedete nella tabella che i risultati, sia in termini di resistenza a trazione ricavata mediante prove di durezza LEB, sia in termini di rilievi dello spessore, sono stati, diciamo, hanno dato un riscontro sostanzialmente positivo, anche se si segnalano alcuni punti che hanno una loro criticità assolutamente da non trascurare. Inoltre, con l'occasione, è stata messa una resina in un punto significativo dove era visibile una corrosione accentuata. Questa resina, una volta portata in laboratorio della Geoconsulting, è stata fatto uno studio della replica, come si dice, facendo il profilo di corrosione della zona indagata e si è trovata un'escursione di mediamente un millimetro con un picco di 1,2. Ovviamente è un'analisi puntuale che si focalizza solo su un punto, diciamo il punto che è stato visto visibilmente corroso. Alla fine di tutte queste prove sperimentali è stata fatta un'analisi FEM molto semplificata con programma MIDAS per con l'analisi modale rilevare quelle che sono le frequenze e, diciamo, della passerella. Lo scopo non è assolutamente quello di un model updating, ma è solo per, come vediamo da questa tabella, fare un confronto tra tutte le frequenze rilevate in precedenza con le varie campagne sperimentali, vale a dire tromino, accelerometro, analisi OMA, con le frequenze del modello FEM e sostanzialmente si confermano i valori riscontrati in precedenza, vale a dire la criticità del primo modo flessionale orizzontale che ha una frequenza relativamente bassa, 1,5 era il valore stimato rilevato dal tromino e poi anche, comunque non si deve trascurare, anche il primo modo torsionale che in base all'analisi OMA era 2,51, in base al modello FEM 2,42 Hz. E questi sono aspetti dove, diciamo, la passerella, perché poi anche le altre passerelle sono comunque strutture realizzate nell'immediato dopoguerra, semplici, leggere, molto snelle e quindi le loro frequenze ricadono comunque in quello che è, diciamo, una fascia di criticità per i problemi di risonanza che si possono avere per questi valori. Alla fine di tutto questo studio possiamo dire che la passerella sicuramente ha delle criticità da non trascurare. Sicuramente bisogna fare degli interventi, anche se il quadro complessivo in base alle durezze LEB, in base allo spessore
degli elementi strutturali rilevata con la tecnica degli ultrasuoni, fa capire che complessivamente la struttura, il materiale, i vari elementi strutturali non sono così degradati nonostante i quasi 70 anni di servizio. E sicuramente, ecco, bisogna valutare, se casomai si volesse tenerla in servizio, la criticità del comportamento dinamico sul piano orizzontale, come abbiamo più volte accennato. Ecco, segnalo comunque che c'è stata di recente una delibera della Giunta Comunale proprio di questi ultimi periodi che a quanto pare vogliono assolutamente, come si dice, sostituirla, e la proposta di smontarla e rimontarla in un altro, diciamo, sito, in un altro contesto, è una delle proposte che si sta valutando. La stessa associazione Archivio Romano ritiene che però l'unicità della passerella richiede la sua presenza lì, cioè il suo unicum è nel contesto in cui essa è nata e sorta. Quindi a quanto pare comunque i progetti di sviluppo della sostenibilità, il piano PNRR, porteranno sicuramente, probabilmente, a una sua sostituzione con una passerella alternativa.